Franco. Sax e clarinetto, Giuseppe Franco. Non sono parenti, eh? Basso, Marcello Santocono. Il motore della mia band, la batteria lassù in alto, lo prendo in giro, ragazzi. Alla batteria, Roberto Franchi! Poi l'ultimo arrivato è un uomo, lavato con Perlana. Le tastiere, il mixer, le luci, la fisarmonica, le rotture di scatole sono tutte le sue. Danilo Ruggero, Bordati! Non sono normale, no? Abbiamo dormito? No, i 60 minuti non c'erano. Buona serata, arrivederci. 55 minuti abbiamo dormito, 55 minuti. Ieri sera siamo tornati a casa tardissimo, siamo partiti prestissimo, però io penso di poter parlare a nome di tutti i miei ragazzi con un pubblico così. Noi, almeno io dalla fatica non l'ho proprio sentita, quindi grazie ragazzi. Pensavo che avrei fatto una fatica immensa oggi a cantare, perché se non si dorme la voce fa fatica ad uscire e fa fatica ad uscire anche la grinta, però io sono sempre sincera quando parlo, come insomma in tutte le mie cose. Grazie, grazie a voi per i sorrisi e per gli applausi, per tutti, grazie a tutti. Vabbè, mi dicono che la cavanna ha stufato e deve chiudere, quindi vi chiedo se volete avvicinarvi a me, così facciamo l'ultima canzone tutti insieme. Domenica sera, se riesco volentieri. Se puoi, eh? Ma non è vero. Certo, certo. Ricordamelo te. Certo. Se puoi. No, se mi ricordo. Molto volentieri. Tutti quanti, ho bisogno di tutti qua vicino. Forza, fate due o tre passettini avanti, queste signore bellissime in centropista. Tanto lungo e magno, ho già mangiato abbondantemente, anzi fate ancora un applauso alla cucina delle Acacia che è strepitosa. Con i risotti siete i campioni del mondo. Io non so in che condizioni sia il mio trucco né il mio rossetto, però la prendete così com'è, eh? Vero? Sì, va bene. Va bene, se mi aiutate con il coro io sono felicissimo, altrimenti... Questa la conosci, Kate. Anzi, volevo dire una parola, perché tanto siete amici, Adriano con Enzo e Kate di Coveglio. Come ho detto qualche sera fa, quando sono stata in un altro locale con i miei ragazzi, dopo tanto tempo, lo dico anche del Canonica di Coveglio. Il Canonica di Coveglio è stato uno di quei locali che tantissimi anni fa mi ha dato la possibilità di esibirmi sul loro palco, pur non conoscendo la mia orchestra e pur non conoscendo me, che cosa andavo a fare. Ho incominciato con un'orchestra che si chiamava Beppe Dani, qui abbiamo la maglietta a testimoniare il tutto, e abbiamo passato degli anni bellissimi al Canonica, spero di poterne passare altrettanti, perché era diventata una famiglia. Vi dico soltanto che io a mezzanotte mi mettevo il pigiama, ma non un pigiama normale, anche voi, poi dopo un po' l'hanno capita e si sono messi in pigiama tutti quanti.
in ciabatte, insomma, ho fatto di quei numeri che adesso raccontarli non so, però è stato bellissimo e il motivo per cui riuscivo a fare queste cose, pur non essendo così estroversa come magari do da pensare, era per il fatto che mi sentivo veramente in famiglia, mi avete accolto veramente a braccia aperte, quindi così ho potuto esprimere tutta la mia pazzia. Comunque il pigiama io lo reintrodurrei, ecco, ad un certo punto. Per tutti però, per ma tu stai già piangendo. Ma cioè, lui piange sempre. E poi ho incominciato proprio a canonica a cantare Portami a ballare, perché altrimenti non l'avrei mai più cantata, perché sono una canzone un po' particolare. E la chiedevi sempre. Genera dietro la collina, ci sta la notte cruca ed assassina, in mezzo al prato c'è una contadina, cui va sul tramonto, sembra una bambina, di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come coniglio, partiti al mondo come soldati, non ancora tornati. Maria e tutto il staff delle Acacia, perché anche loro mi hanno visto veramente da piccolina. Ero bionda e quando venivo a fare le trasmissioni qua ero veramente, veramente timida e impacciata. Anche loro mi hanno visto un po' crescere. In altezza no, sono sempre 1,65.
però gli anni sono andati su. E va bene, quindi grazie a voi che ogni anno insomma dimostrate tanto affetto e tanta ammirazione per quanto riguarda la mia orchestra. Questo è poco, ma sicuro. Allora, Tavanna, c'è un pezzo per finire.